Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ecco un altro ambiente all'interno del convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui, in questo piccolo fuoco comune, vogliamo raccontarvi un altro spaccato della vita di Padre Pio. Ecco, a volte con un suo intento Padre Pio allontanava le persone dal confessionale, però c'è da dire che lo faceva per un motivo, perché ci sarebbe stato il ritorno o comunque ci sarebbe stato un pentimento e una conversione. Proprio di questo vogliamo raccontarvi, lo facciamo proprio attraverso le testimonianze, il padre, il libro di padre Marcellino Iasenzaniro, che ci racconta proprio che un giovane del nord Italia stava attraversando un brutto periodo della sua vita, una sorta di crisi, ecco, la definisce come crisi religiosa. Era il 1958. Sente parlare di Padre Pio da parte di un suo confratello che era nel nord Italia, Padre Mariano Paladino. Questo ragazzo si confronta con Padre Mariano e fu proprio Padre Mariano che lo esortò a scendere a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio, ecco, affrontare questa tematica, questo brutto periodo della sua vita, questa crisi religiosa. Lui accetta e viene qui a San Giovanni Rotondo, decide di confessarsi. Ma nel momento in cui si siede dinanzi a Padre Pio, prima di aprire bocca, Padre Pio gli dice: rispondimi solo sì o no. Padre Pio comincia l'esame di coscienza e comincia: hai fatto questo? Ma questo ragazzo comincia subito a dire: ma padre... Padre Pio dice: mi devi rispondere sì o no. E continua l'esame. Padre Pio comincia ad elencare tutta una serie di peccati a cui il giovane purtroppo deve rispondere soltanto sì. Terminato l'esame, il padre conclude: figlio mio, con tutti questi peccati, anzi peccatacci, non posso darti la soluzione. Vai via. Questo ragazzo si allontanò piangendo. Infatti scrive padre Marcellino che pianse per circa 3 giorni, ma durante tutto questo periodo padre Pio non lo abbandona. Infatti proprio al passaggio, un giorno, dato che lui era rimasto qui a San Giovanni Rotondo per qualche giorno, al suo passaggio, al passaggio in convento, quando appunto Padre Pio si stava ritirando in clausura, lui non seppe dare una spiegazione al fatto che quando Padre Pio passava percepì un forte odore, un forte profumo, e lui pensò: ma forse Padre Pio, dato che avrà fatto la tonsura, il barbiere l'avrà riempito di dopo barba, chissà. Sceso poi in albergo, mentre era chiuso e nei suoi pensieri, guardando una parete, lui vide la foto di Padre Pio, ma era una foto che aveva quegli occhi quasi con uno sguardo che gli incuteva quasi un certo imbarazzo, tant'è vero che questo giovane abbassò gli occhi per evitare lo sguardo di Padre Pio. Nel momento in cui gli riaprì non vide più questa foto. Allora questa cosa lo scombussolò, lo sconcertò, rimase sorpreso, volle rendersi conto di questa dovera, questo quadro, questa foto di Padre Pio, va direttamente dal titolare dell'albergo e chiede: ma lì non c'era una foto di Padre Pio? Giustamente il titolare dice: no, lì non abbiamo mai messo un quadro di Padre Pio. E a quel punto il giovane capì che anche in quel momento Padre Pio gli era vicino, ecco un altro segnale in questo momento difficile della sua vita, non lo aveva abbandonato nonostante l'avesse mandato via dal confessionale. Ritornò però a casa più sereno, dopo un periodo di riflessione scese di nuovo a San Giovanni Rotondo, si confessò da Padre Pio e, aiutato da lui, perfezionò quella scelta radicale, quindi abbracciò la vita religiosa e divenne un sacerdote.